Ciao ragazzi, finalmente sono ritornata con un nuovo video. Questo video è in collaborazione con il mio gruppo di Facebook e vi faremo vedere i nostri blush preferiti. I miei blush lo sapete, se avete visto il video della mia postazione ne ho tanti, quindi se ve lo siete perso ve lo metto tra le schede oppure giù nell'info box. Vedrò come mi riesce meglio. Quindi i miei blush, come vi stavo dicendo, ne ho tanti, però ovviamente ho la mia classificazione in base ai make-up che realizzo. Vi faccio vedere quelli che più utilizzo in questo periodo. Per quanto riguarda la mattina, quindi quando ho poco tempo e quindi ho giusto il tempo, ecco, per realizzare comunque un make-up abbastanza naturale, vado ad utilizzare questo qui, questo blush qui, che è di HM, molto molto vecchio, che è questo numero qui, ed è questa colorazione qui. Ora vi faccio vedere com'è fatto, molto luminoso. Devo dire che mi ci trovo bene per appunto, mi ci trovo bene, è anche molto luminoso, per cui mi fa anche un po' da illuminante e quindi lo uso praticamente tutte le mattine o comunque anche di sera quando non devo chissà che uscita fare e quindi quando realizzo un make-up anche magari con dei colori un po' più marcati e quindi vado di blush un po' più tranquillo e utilizzo questo qui. Poi per quanto riguarda questo qui di Anika, questo è il numero 11. È una colorazione anch'essa molto bella, eccola qui, ed è questo qui, come vedete, è un colore molto strong, molto forte, infatti deve essere sfumato bene, deve essere comunque applicato poco perché comunque è molto pigmentato, quindi questa è la colorazione. E va proprio messo quel po' che basta e poi sfumarlo bene, altrimenti vi rimangono le chiazze. Però sono degli ottimi blush perché durano tutta la giornata e devo dire che mi ci trovo abbastanza bene. I prossimi blush che vi farò vedere sono della MAC e sono uno è questo del che si chiama uno è questo Style, questo qui. Ok, questo io lo adoro praticamente, lo uso praticamente spessissimo, si può dire. È un blush molto luminoso, più adatto nel periodo estivo se vogliamo, però io lo utilizzo anche ora, infatti ce l'ho anche su indosso, non so se si riesce a notare qui. Ripeto, è molto luminoso, mi piace davvero tanto e mi dura tutta la giornata, anche se non metto io solitamente i prodotti per farmi resistere tutta la giornata il make-up non li utilizzo, però sarei molto curiosa di provarli. E, anche se comunque, ripeto, io diciamo che per quanto riguarda il make-up Total Makeup mi dura tutta la giornata, quindi però è giusto una mia curiosità, ecco, comunque questa è la colorazione e ripeto, mi piace tantissimo e ve lo consiglio. Poi un altro blush di MAC appunto è questo qui, Breeze, penso che si dica, ed è questa colorazione che anch'essa è molto scavato. Come potete notare, è una colorazione che va sul malva, sul diciamo un bordeaux molto anch'esso pigmentato, molto anch'esso, eccolo qui, luminoso, mi piace tantissimo per i make-up invernali, insomma, è una colorazione secondo me da avere
in una collezione di make-up. Ultimo blush che vi faccio vedere, anche se comunque è tendenzialmente un po' più estivo, se vogliamo, è questo qui, è Peach. Come si capisce già dal nome, è una colorazione pescata, anche se è comunque un colore abbastanza chiaro. Quindi è una colorazione, come vedete, abbastanza chiara. Ora vi faccio vedere subito lo swatch, eccolo qui. E devo dire che anche questo, nonostante sia molto chiaro, è molto pigmentato, è molto luminoso, mi piace magari per i colori. Mi piace per i make-up abbastanza naturali o comunque con un tocco di colore che vada ad avvicinarsi a questa colorazione. Insomma, io stramo i blush in generale, ma quelli di MAC veramente mi fanno impazzire perché una pigmentazione assurda. E durano tutta la giornata, insomma, io li amo e quindi non potevo che non mettervi blush di MAC in questo video. E fatemi sapere anche voi quali sono i vostri blush preferiti. Io spero che il video vi sia stato utile. Ringrazio le ragazze che comunque giù nell'info box vi metto tutti i link diretti ai loro canali. Sono molto curiosa di vedere i loro video, che cosa propongono loro. E nulla, se volete ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, giù trovate anche tutti i social e quindi se vi fa piacere io vi aspetto. Ringrazio tutte le nuove iscritte che sono veramente arrivate tante e quindi vi mando un bacio e noi se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!